E c'è un casino della Madonna, come al solito c'è un traffico impressionante. Poi c'è sempre il discorso armi per come va a influire sulla stanchezza del PG. Sì, quello. Anaeva, l'ho visto, ho visto. Mi sono guardato un po' la wiki. Ok. Via tubo di metallo rotto. Ok. Vediamo un po' sta casa, eh. Qui com'è messa? Allora, per ora non sembra che ci sia troppa gente a scuola. Stanno tutti marinando come dei maledetti. Però in effetti fanno bene, cioè è il 29 dicembre, ci sono le vacanze, a scuola non ci va nessuno. Arca troia, una macchina mezza rotta. Vabbè, la controlliamo perché non ne ho macchine. In compenso ho zombie. Vieni. Ok. Cambiamo aria. Ok, uno fuori. No. Esempio banale, se usi il demo per combattere. Ah beh sì. Il PG si spompa tra praticamente subito. Sì, no, quello ho detto, un po' già l'avevo intuito, ma ci ho dato un occhio anche proprio sulla wiki. Tre buchi. Però sì, è chiaro. Però speravo che col piede di porco, cioè col piede di porco, con il tubo di piombo non si stancasse tanto, ecco. Qui. Ah, ma se lo stanno magnando? Ma guarda che bastardi! Oh! Oh! Pezzi di merda! Non l'avevo mai visti smangiucchiarsi un cadavere. Ok? Sigarette! Scusate. Vediamo se si qua hanno finito di pranzare oppure no. Hanno finito. Adesso nei prossimi giorni finisci di installare tutto sul PC nuovo delle... Bravo. Bravo. Vieni, eh. Quanti siete alla fine? Due? Sì. No, tre. Ok, vieni qua. Troppi alberi vicini. Sì, però la zona questa l'ho controllata, eh. L'ho già ripulita. Ok. Eccone uno qua. Quindi sono abbastanza sicuro. Per quello che si può essere comunque su Zomboid, però. Abbastanza, va già abbastanza bene. Ok, eccoli qua altri. La veggia. Ciao Sid, bentornata. Tanto mi hai lasciato. Con amici zombie e mi ritrovi con amici zombie. Ok. Com'è andata? Beh, per ora siamo ancora vivi. Quindi non ci lamentiamo. Questi amici che non possono fare a meno di maledetti. Io posso fare a meno di loro, però te lo assicuro. Ok. Questa giacca com'è messa? Bucata. Ok, facciamo il giro dietro. Gli ho messo la mia vecchia scheda Nvidia RTX 2080 Super. Molto bene. Io ho una 3070 normale, non è...
non la super, ho una RTX 3070 normale, con la quale mi trovo molto bene, devo dire la verità. Molto bene. Ovviamente su Zomboid è assolutamente inutile. Però su altri giochi è comodo avere una scheda comunque abbastanza prestante. C'ha le chiavi. Le chiavi. C'ha le chiavi. Baule aperto. Facciamo così. Andiamo a controllare com'è messa. Taniche di benzina vuota. Allora, l'obiettivo di oggi è avvicinarsi alla scuola. Merda. Merda. È mezza. Beh, il motore è messo abbastanza bene, però è mezza sfondata. Non ha benzina, il serbatoio fa schifo. Madonna, che macchina di merda, che peccato. Una TUF 30. Ah, allora, non sono così esperto, non saprei dirti, però immagino di sì, perché se hai messo nel computer delle bimbe una 2080 Super, sicuramente questa sarà meglio della 2080 Super, se no ti tenevi la 2080 Super. Ok, arrivo subito, che voglio controllare bene qui. Ok. Merda, dove? Dove? Minchia, se me l'avevate messo voi era perfetto. Era perfetto, mi sono cagato in mano. Questo l'ho visto, non mi fare la sviolinata. Arrivo, Ok, ho capito. Ho capito che da qua usciamo. Perché è tardi, sta iniziando a fare buio e dobbiamo tornare a casa. Se sto qua esce, ecco, questo qua lo picchiamo, poi basta. Allora, mi riprendo un attimo la chat che mi ero un po' perso. Ti lasci dire che villaggio. Sera Sinte, nella speranza di trovare la rivista dei generatori, scherzo, ricordo che hai detto di averla trovata. No, col cazzo l'ho trovata, manco morto. No, no, in un'altra partita l'ho trovata. Qua ho trovato solo i generatori. Se non sai che farci a Natale ti mando di dirsi, mi sembra giusto. Ma escono così randomizzato dal nulla? No, in realtà no, è solo che magari lì non vedevi e quindi sono usciti da un punto buio praticamente, un punto fuori dalla vista. Allora bisogna risolvere. Allora, stavolta però ero in un punto dove che conoscevo la zona. In teoria la direzione è quella, nel senso che vorrei adesso andare verso la scuola perché in scuola sicuramente una libreria c'è. Non è per forza obbligatorio trovare quella dei generatori. Un po' di riviste, tipo una meccanica, mi farebbero molto comodo ugualmente. E fermati. Quindi comunque vorrei andare là, anche se non ci fosse quella per i generatori, quantomeno qualche libro interessante per skillare qualcosa. Poi, se ci fosse la rivista per i generatori, sarei ben più contento, ovviamente. L'intento anche è di trovare una macchina, perché non abbiamo un mezzo. E ci hai provato, hai fatto bene. L'idea è di trovare una macchina funzionante, decente, perché quella lì è funzionante, però mezzo e mezzo, sì, è vero che in caso d'emergenza non possiamo far troppo gli schizzinosi, però. A te piace The Settlers? Sai che non lo conosco? Ma gioco, sì, gioco immagino, non lo conosco, non saprei dirti. Che tipo di gioco è? Cereali, meno 20, mangia tutto, va. Che tanto fame ce l'abbiamo parecchia.
arrivati a casa, ci infiliamo dentro. Uno strategico tipo Age of Empires, tipo un RTS. Allora direi che a grandi linee dovrebbe, sì, perché gli RTS un po' mi piacciono. Non sono il mio genere preferito, però in generale non sono, sì, non mi dispiacciono, ecco. Age of Empires l'ho giocato tantissimo. Allora, smontiamo tutti. Gli darò un'occhiata perché non lo conosco, però sono curioso. Se mai, se riesci, scrivimi su Discord il nome, perché da qua a quando sta, come lo sono già dimenticato sicuro, almeno mi rimane scritto. Allora, qui la rivista. Poi, se salviette con alcol le possiamo mettere via perché tanto abbiamo lo straccio sterilizzato. E ci mettiamo via anche... Che cosa? Bottiglia d'acqua, sigarette... No, va bene. 5 accendini, magari potremmo anche levarne un paio. Magari facciamo così, ne teniamo quello mezzo finito qua. Adesso uscirà se va bene a febbraio. Ah, interessante. Mettiamo qua un accendino. E di questi quattro, due li leviamo. E li mettiamo qua. Anzi no, li metto dove c'ho le sigarette. Che è qui. Ok, poi abbiamo cacciavite, molotov, torcia, cacciavite anche lo possiamo mettere via per ora, tanto non sto smontando in giro. Carpenteria 2 che abbiamo iniziato a leggere adesso, patatine, va bene, questo ci serve. Questo ci serve un pacco. Metti magari di schiacciare tasti a caso. Ok, e... Per il discorso del camino, prima accendilo e poi metti le cose, c'è un probabile bug. Ah, ok, stasera l'ho usato, ho fatto il contrario, non l'ha fatto, però non è detto che i bug sempre si verificano, ovviamente. In ogni caso, grazie. Allora, facciamo così, sta pistola la posizioniamo qui. Si vede un cazzo. E anche i colpi. Non si vede una mazza. Ricordi che ci mettevi una vita a scaldare l'acqua? Sì, è vero. Ti ho scritto un messaggio privato su Discord, grazie, perfetto. Così almeno appena finisco me lo vado a vedere. Perché sennò so già che me lo dimentico. Almeno così invece me lo ricordo. Perché lo vedo scritto. Due fiammiferi, ok. Anche questi fiammiferi possiamo ridurli un po', eh. Non è che leviamo molto peso, ma tutto fa brodo. Esempio, ci potrebbero stare già gli accendini. Sì. E qui quanto è? 0,85. 0,85, ci metto un po' di sigarette. 30, perfette, via. Molto bene. Ricordate? Ok, quello l'ho già letto. Andiamo a dormire. Sono le 10. Ah, non siamo neanche stanchi. Allora aspettiamo ancora un po'. Visto che hanno cambiato proprio le cose sui secchi d'acqua. Sì. Infatti il secchio l'abbiamo già scaldato nel fuoco. E ora è di metallo, come avevamo letto l'altra volta. Buon Vadananna, che domani mi devo svegliare presto. Buona continuazione, grazie mille, buonanotte e grazie per essere passato. E ci vediamo alla prossima. Ok. 6:30. 6:30 va benissimo.
Ci portiamo qui un... Ah, porridge è già stantio. Porridge. Aggiungiamoci un po' di sciroppo d'acero che magari migliora la questione. In pochissimo. Allora oggi mangeremo porridge a manetta. Vero che mi dà noia e tristezza ugualmente, ma meno. E non possiamo essere così tirchi col cibo, cioè così sciacquoni col cibo, dobbiamo mangiarlo per forza. Aggiungiamo zucchero. E qua ci aggiungiamo del miele. E a questo invece ci aggiungiamo lo sciroppo d'acero. E a questo un po' di zucchero di canna. Hai di libri? Sì, un po' depressi, sì, lo leggiamo. Ok, questa via. E questi a sto punto ce li mangiamo tutti e due. Tutto. E anche questo. Tanto danno poco cibo, però almeno è comunque un po' di cibo. Ok. Delle vuote, posizioniamole qua. Ok, libro, leggi. E poi vediamo quante armi abbiamo. Armi va bene. Anche se non abbiamo armi leggere, abbiamo solo lance. Una spranga di ferro sarebbe bello trovarla. No, no, devo fare qualcosa, sto alert qua perché mi fa cagare in mano ogni volta. Ok, ritorniamo vicino a quella cavolo di scuola. E magari in quella casa lì che abbiamo iniziato a svuotare ma che poi siamo andati via, magari ci troviamo qualcosa. Dai, su. Ottimo, allora qui... Orologio digitale, partiamo subito bene. Poi senza macchine. Senza macchine è un disastro perché quello che abbiamo è quello che è. Una bella trombetta d'assalto. Sì, peggio, così almeno muoio direttamente e basta. Vedete la live che va a oltranza e nessuno parla più perché mi ha preso un infarto fulminante e ci ho lasciato le penne. Oppure metto la sviolinata di Zomboid come alert per il benvenuto, così almeno. È un continuo. Io le mie pessime idee di merda. Ok. Tanto avevo detto, secondo me ci arriviamo a 500 zombie, siamo arrivati quasi a 600 ormai. Nessuno che ci segue. Eccone uno qua. Un nuovo follower. Vieni, vieni. Riuscirei dalla lei rientrare di continuo. Esatto. Lo so già che lo fai, lo faresti, maledetto. Quindi. Ecco. Bastardi. Eccolo, infatti. Sei tornato ed è tornato anche. Aldo Baglio che ti dà la buonasera. Allora, visto che c'era questo qua che stava arrivando da dietro, allontaniamoci perché non lo vedevo più. Ah, eccola lì. Si capisce dove siamo stati? Sì, un pochino sì. Un pochino sì. A proposito. Ora che siete anche un po' più numerosi, t'ho visto muoverti, eh? Perché ti sei mosso ma non c'è lo zombo? T'hanno visto che sarà mosso sto albero. Per i cadaveri in terra. Ah, veramente? Ah no, sì, non è che si è mosso l'albero per i cadaveri. Per i cadaveri dici che sai dove sono stato. Facciamo il giro dall'altra parte.
dirvi, va bene come volume alto o è troppo alto, barra troppo basso, barra non vi piace, vi fa cagare? Capita che si muovono gli alberi da soli, ma veramente, per il vento magari? Per il vento ha senso, da solo così non ha assolutamente senso. Vai, 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 come li spappoliamo. Vai. Un colpo a terra e il secondo colpo sulla cappocciona. Arrivo, eh. Si è mosso l'arbitro per i cadaveri in terra perché alcuni alberi sono schizzinosi. Ah, stardi. Io pensavo ci fosse uno zombo. Dove di solito tieni la base in mezzo a una foresta e li vedo che si muovono. Ma che merde. Secondo me Aldo va bene così, ok. Se va a parto per il rimo un paio d'ore. Bravo, bravo, va benissimo. In caso fammi sapere. Allora. Ondina, no. Niente cassetta. L'ho visto. L'ho visto fuori. Sartoria 1 ce l'ho. Meccanica 1 l'ho già letta. Sì. Radio. Prendila. E riviste. Ci metti tanto? Un pochino. Ho visto che c'era uno zombo. Che ho trovato, tanto per stare in tema con le notizie recenti, una mod per un reattore a fusione. Ah. Giusto per rimanere aggiornato, eh? Borsa? No, non la voglio sta borsa. Ne abbiamo già due a sto punto, migliori di questa. E qui? Ah, solo un marsupio. Peccato. Peccato. Coltello alla cucina mio. Tazza anche. La pentola sarebbe da riempire e portarsi l'acqua a casa. Se me lo ricordo, la prendiamo dopo, ricordatemelo. Passiamo di qua a prenderla. Tanto riempiamo, eh. Lo sono inventato? Sembrava di sentire uno zombo. Niente, tutto a marcio. Ok, mi sa che aveva lasciato uno zombo là dentro, ma resterà là dentro. Vediamo un po', eh. Riscavalchiamo. Quindi hai visto il video su Discord. Che video? Ah, quello che hai mandato te? No, non l'ho visto. E se chiedevi a Raven, può essere. Dai, che una manganellata nei denti non piace a tutti. Tipo. E il taccuino lo prendiamo perché lo sto usando per accendere il fuoco. Sulla fusione nucleare, ho visto che l'hai mandato, ma non l'ho visto. Sì, l'ho visto. Solo l'anteprima, però. Me lo guarderò poi, appena riesco. Oh, un po' di macchinine. Una bella gippetta, un furgoncione. E un po' di zombie, te pareva? Non è che si può mai fare una festa senza zombie, no, eh? Che gruppetto. Speravo che il 30 dicembre non ce ne fosse gente a scuola, invece è pieno.
Vieni. Orologio. Però qua magari una macchina da inculare c'è. Ok, ottimo. Pareva che lisciavo completamente. Allora, vediamo. Un giorno è Capodanno, eh sì, sì, eh sì. Infatti, se ci arriviamo vivi, ci arriviamo a Capodanno. Dai. Piscione. Questa. Occhio. Ok. Panettone, fagioli e cereali. Perfetto, guarda, un trio spettacolare. Giacca di pelle ma con tre buchi addirittura. Orologio digitale, andiamo avanti. E qui? Niente. Ok, dai, 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 dai. Dai che queste macchinine... Questa jeepetta mi piace un sacco. E questo? Sembra disco stu. Usa la sedia e dopo sta sfuriata. Porca puttana, sto qua mi vuole inculare da dietro. Le vado a prendere allora. Le ho viste dove sono. Diamo un po' di lancia. Ok. Ok, va bene. Allora, qua dietro c'è la sedia. Sposterò. Quindi la mettiamo qua bella in mezzo al niente. Là, così si vede bene. Riposa. Intanto ci guardiamo intorno e rimettiamo anche il manganello, va. Ah, me lo mette dopo, va bene. Ah, ha finito, ok. Portarmela dietro per ora pesa troppo, sono 5 kg che non posso permettermi. Avessi la macchina, nel bagagliaio ci finisce diretta. Tanto che passi con la macchina non è un blocco solido, no, no, cioè per quello l'ho lasciata in mezzo perché tanto ci passiamo sopra. Passiamo attraverso. Visto che abbiamo qualcosa da smangiucchiare, però questi non li possiamo aprire. Solo le patatine. Mangia le patatine. Ora. Oh, in quanta roba. Anche un cono addirittura. Orologio digitale e quindi immagino che qui non ci sia un cazzo, esatto. Perfetto. Buonasera, Wario. Come va? Tutto bene, grazie per ora. Te come va? Tutto bene?
Allora, orologio digitale lo pigliamo, giacca di pelle c'ha sempre 18 buchi. Ok. Via qua. Ok. Qui vediamo un po' se c'è qualcosa che non abbiamo preso. No. E liberiamo un po' qua che voglio controllare queste macchine. Ho appena staccato che ho giocato sul server dalle... Ah, dalle 3:30 adesso è una bella run. Ho visto che vi siete... Dal wipe vi siete ripresi un bel po'. E siete comunque... Spesso il server è bello pieno, eh. Bella sta cosa. Vuoto, ok. Volevo controllare la cassetta degli attrezzi perché magari ci troviamo un'arma interessante. Fanculo. Qui ultimamente ci sono momenti dove qualcuno non riesce a entrare. Che da una parte è brutto, ma dall'altra è bello. Ti aspettiamo assolutamente. Io spero il più tardi possibile perché significa che è morto Marcello, poverino. Però sì, quando muore Marcello proverò. Proverò. Anche se sicuramente morirò malissimo. Ma vabbè. Qua c'è un botto di roba. Anche le chiavi di sto furgone, ma sarà sfondato. Fatelo di chiodi, le prendo. Quanto è più difficile il server rispetto a questa modalità? Non c'è niente? Merda. Mi cagala qua dentro. Allora, qua un po' di roba interessante c'è. Stiamo morendo tutti malissimo. Ecco, allora, perfetto, bene. Allora, mi rispondo io molto. Di sicuro, perché se state morendo malissimo voi... Ma perché ha aumentato la difficoltà rispetto a prima? Mappa di Mark Ridge. Ok. Mi vorrei giusto dare un'occhiata, ma sono sicuro che è sfondato sta affare qua. La difficoltà maggiore è data dai runner. Una volta che hai fatto l'abitudine a quelli, te la cavi abbastanza bene. È sfondato dappertutto sto furgone qua. Peccato. Gran peccato. Questa cosa spazzatura, questo lo prendiamo. Ora ci sono un po' meno runner, ma anche meno loot, ok. Tre, quattro, sigarette. Anche qua, prima ho tutte le chiavi, le troviamo adesso, ma solo di macchine che fanno cagare. So già che quando troveremo una macchina buona, col cazzo che ci troviamo la chiave. Anche il manganello ci sta per lasciare. Impugniamo un po' sta lancia, va. Il manganello è l'unica arma a una mano che abbiamo, è meglio tenersela. Anche questo è distrutto, figurati. Le pareva. Vediamo sto qui. Quantomeno non è incidentato. Speriamo. Fammi vedere. Come non detto, niente, anche questo è da rottamare. Allora, Muldoon Riverside e anche la chiave, ma la chiave non mi serve un cazzo perché fa schifo. Ok. Andiamo a vedere dietro. Bottiglia vuota, la bottiglia vuota prendiamola, dai, che le bottiglie sono sempre comode. Ah, bastardo, T'avevo visto. Ok.
Venite, venite, che qua continuiamo a combattere. Non così tanti, però. Vai in palestra, cerca il ripostiglio. Ok. Puttana Eva. Un colpo è durata. Prendi questa. Merda. Tempo che tu ti giri, ecco, c'è già l'arma là. Oh, grazie mille del follow, ciombolo. Ribenvenuto allora. Grazie ancora. E il nostro alert del follow è a dimostrazione che gli RTS ci piacciono perché è di Age of Empires 2. Dai, ok. Stiamo iniziando a rimanere senza armi, eh? Entri da qua, ok, adesso poi vediamo. Intanto impugniamo un po' l'arma. E poi controlliamo, perché qui sì, a casa qualcosa abbiamo, ma cazzo, ne abbiamo fatte fuori un botto oggi. Hai provato Age of Empires 4? Sì. L'ho provato un pochettino, non tanto. Ho iniziato una run su YouTube, però ho giocato poco. Dalla porta che non esiste più questa. Però mi sembra fatto molto bene. La mira. I video. Bastardo! Bastardo sto zombo! Maledetto! I video sono fatti molto bene. Maledetto bastardo. Già capito che oggi non dormo. La lancia in terra, togli le forbici. Ok, vado a vedere. Ah, quella che ho buttato io a terra, dici? Andiamo a vedere subito. Allora. Ok. Prima bisogna vedere dove l'ho buttata. Questa. Vista. Cacciavite. Sì, però hai rotto i coglioni anche te, eh? Mi fai recuperare sta lancia, per piacere? Ah, oh. Merda. Ok, quindi praticamente è rotto il cacciavite e non la lancia. Quasi comunque. Ok. Bene, quindi via forbici e un'altra lancia. Con poca durabilità ancora, ma meglio che niente, ovviamente. Ha visto questo? Sì, minchia, che vista. Cazzo. Ecco che è arrivato Gersus, sicuro. Esatto. Buonasera Gersus, benvenuto. Vediamo un po'. Via. Buonasera. È bastardissima la Chicken Dance perché è altissima. E quindi mi copre eventuali spawn di zombie. Ok, deve essere questa, immagino, la palestra che dicevi te. Ora ci guardo. Faccio prima uscire sto zombo. E poi lo andiamo a cercare. E che cazzo però. Ok. Dovrei anche
come ho detto all'inizio, usare un po' dei tasti rapidi che non sto facendo per le armi. Buonasera, benvenuti. Come state, ragazzi? Bella Sid, io l'ho chiesto prima. Notavo che non ho messo i capelli di Natale in tutte le modiche. Sì, esatto. Va messa l'opzione, ma mi sembrava veramente carina. Ok. E che cazzo, si è scassata anche quella. Procediamo. E vediamo qua adesso. Se mi chiudono qua è un casino, però. Speriamo che non ci abbia mandato a morire male. Con la palestra. Ma non c'è un cazzo in sta palestra di merda. C'è ripostiglio. Vada Eva. Vieni, vieni, che giochiamo un po' a pallavolo. Passi stretti non mi piacciono. Ok, il Genoa ha vinto e sono felice, ma veramente. Contro chi ha giocato? Questa non è bucata. Quindi dovrebbe essere migliorata anche la nostra situazione. E queste due lance via. Quello sì, esatto. Cavolo, è ripartito con il dubbio di sopravvivere 5 giorni. In realtà 3, eravamo partiti col dubbio di sopravvivere i 3 giorni. Frosinone. Ma neanche tanto scarso il Frosinone. Attrezzatura da testa per la box. Penso che non mi serva. Belle, su due mazze da baseball, belle belle. Racchetta da tennis fa cagare. Vabbè, dai. Frosinone era primo in classifica, infatti. Buono. Mica male. Ce la faccio, sì, ce la fa. Bravo. Due mazze da baseball, vabbè. Di certo non ci fanno schifo, anzi. Magari andiamo a casa e le chiudiamo anche. Una qui. Ok, era per le mazze. Eh sì, infatti, considerate che avevo febbre 2 settimane fa esattamente. Ok, e qui ci sono un sacco di pomelli, eccetera. L'hai visto? Hai visto Ferrone? Guarda cosa c'è qua dentro. Yes! Un piede di porco. Prendiamolo subito. O come direbbe Aldo, subito. Ok, questo lo svuoteremo poi perché ora mi sto un po' cagando in mano. Ok. Vieni. Questo piede di porco è tanta roba perché durerà parecchio. Parecchi zombie. Questo deve essere un insegnante malefico che qua il 30 di dicembre si mette a preparare le verifiche. Se non ti mordono prima dura. Esatto, è quello il fatto. Un coltello da caccia lo prendiamo con l'orologio digitale. Chiave, non ce ne facciamo un cazzo, direi. E questo invece con una bella borsetta.
Ah, qua c'è il reparto libreria. E questo già ci serve. Braccialetto dell'amicizia, bello. Che me lo diano zombie è divertente come cosa. Stanno un po' chiudendo. Cambiamo aria. Qua è libero sempre, sì, bene. Perché l'ha mancato lo sa solo lui, ma va bene. Ok. Va bene. Occhio qua però scendono anche dalle scale. Eh sì, infatti ho cambiato zona apposta per... vediamo solo il loot e poi ce ne torniamo a casa perché qui non siamo stanchi. Loot niente ovviamente. Questo ci ha visto, eh. Diamo giusto una randellata a lui. Bella. Torniamo a casa, anche se non vorrei uscire di qua, ma è l'unica via che conosciamo. Però, porca troia, questa è veramente brutta come uscita, eh. Potrei scavalcare, guarda, preferisco. Preferisco stancarmi e scavalcare piuttosto che passare di lì, che onestamente non mi va. Siamoci via sta lamiera. Che finiamo di barricare in casa e qua scavalchiamo e torniamo a casa, va. Uff. No, dai, non ce la fai? Che scansa fatiche. Porca Eva, mi tocca fare il giro ora. Non t'avevo chiesto chissà cosa, eh? E vabbè, passeremo di qui. Non mi piace proprio per niente qua. È stretto, buio, non vedo, non sento. Beh, dai, sei solo stanchissimo, pieno di roba affamata e affaticata, esatto. Però ho le armi, che prima non avevamo. Dai, torniamo verso casa. Vaffanculo. Quanti sono? Un po'. Fa freddo. Scossumata. Dai. Ottimo. Figura se ci va qualcosa. Torniamo pure indietro. Scossumata. Per forza, belli, dai. Fa freddo, fa un freddo polare. Ci sono 3 gradi sotto zero e vai in giro in minicorna. Cioè, ma ti sembra? Magari è morto in estate. Capito, cambi look, scusa, cioè. Vedi, sto qua c'aveva l'acqua di colonia. Lei non può mettersi un vestito un po' più pesante? Uno zainetto. E che cazzo, quanti. In inverno ci stanno zombie con il giaccone? Sì. Sembra giusto, scusa, sennò si raffreddano. Era l'altro con una cartella. Non ho visto se la cartella è vuota o piena di roba. Vai sul furgone bianco e dormi 2 ore.